Ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale di We Are Nerd. Io sono Marta e oggi andrò a mostrarvi nel dettaglio tutti i prodotti che saranno messi all'asta venerdì 5 luglio. Per scoprire tutti i dettagli e le modalità per partecipare a quest'asta, andate a seguirci su Instagram, Facebook e TikTok, perché è lì che trovate tutte le informazioni necessarie per poter partecipare. E infatti, per dare la possibilità a tutti di partecipare, l'asta si svolgerà nelle stories di Instagram. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito con la prima categoria di articoli, che è data da zaini e borse. Il primissimo articolo che va all'asta è questo splendido zaino Loungefly di Cenerentola con la matrigna e le sorellastre, e qua il buco della porta da cui si vede Cenerentola nella sua stanza quando la chiudono lì per non farle provare la scarpetta. Ve lo mostro anche sul retro, guardate che carini, ci sono Gas Gas e Jacques che cercano di portare la chiave ovviamente a Cenerentola, ovviamente bello capiente, ha tasca davanti, tasca sopra. Questo qui veniva venduto al prezzo di 89,95. Questo, come tutti gli altri articoli, avranno un prezzo minimo di vendita che rimarrà però misterioso, lo sveleremo solo alla fine quando annunceremo i vincitori, e chi ha fatto l'offerta più alta, se ha eguagliato o superato il prezzo minimo, si aggiudicherà l'oggetto. Quindi non vi dirò adesso il prezzo minimo di vendita, ma la base d'asta sì. Questo viene venduto a una base d'asta di 25 euro, quindi praticamente un terzo del suo valore. Secondo prodotto, questa bellissima borsetta sempre Loungefly, però questa dedicata a Minnie in questa versione floreale tipo margherita con il fiocco à pois. Sul retro è semplice semplice bianca, ovviamente con sempre la targhetta Loungefly smaltata. Al centro ha la zip per aprirla, tracolla regolare ed è veramente stupenda anche indossata. Questa qui veniva venduta a 79,95 e la base d'asta per questa invece è 20 euro. Terzo prodotto, abbiamo un'altra borsa Loungefly, questa volta dedicata a Biancaneve della linea Castelli. Avevamo fatto tutta questa linea stupenda con tutti i castelli delle principesse Disney, e qui oltre ad avere dei dettagli stampati ci sono anche dei ricami. Sul retro c'è sempre il castello e la scritta "And they live happily ever after", e vissero per sempre felici e contenti. La tracolla anche qua è regolabile, è così color cuoio, e questa è molto più capiente. Guardate che bella apertura ampia che ha ed è anche bella profonda. Questa veniva venduta a 74,95 e anche qui abbiamo una base d'asta di 20 euro. Altra borsetta Loungefly, questa meraviglia, tutta lilla con le muse di Hercules. Guardate come sono fatte bene, sono tutte stampate ma in rilievo, purtroppo dal video penso che non si noterà, però sono proprio in rilievo sia loro che la nuvoletta. Sul retro è liscia, vi faccio vedere anche l'interno, carinissimo, con il medaglione di Hercules, quello che ha indosso quando lo ritrovano da bambino, col simbolo di Zeus. La tracolla in questo caso mi sa che non è regolabile, o comunque è poco regolabile, perché ha giusto qualche buchino, un po' come le cinture, perché è principalmente fatta così a catena, quindi si può portare tranquillamente a spalla o a tracolla. La catena sempre lilla, e questa veniva venduta a 84,95. Lei ha quindi una base d'asta di 30 euro. Continuiamo con le borse Loungefly, e no, non saranno solo borse Loungefly, poi passiamo anche ad altre categorie, ve lo assicuro. Questa qua di Moana, stupenda, ogni lato ha una scena del film, come potete vedere. Allora, qua abbiamo ad esempio Tomatoa con Maui che esce dalla sua bocca. Sul davanti abbiamo invece Maui e Vaiana quando hanno riportato il cuore a Tefiti. E qua è il momento dei ringraziamenti, diciamo, quando Tefiti fa riavere l'amo a Maui. Qua abbiamo Teka. E qua invece Vaiana e Pua quando cerca di superare il reef. Stupenda, fatta veramente benissimo, dettagli applicati pazzeschi. Questa qui veniva 89,95 e parte da una base d'asta di 35 euro. Continuiamo con uno zainetto sempre Loungefly, questa volta tema Winnie the Pooh. Abbiamo Winnie che sogna e questi sono tutti i protagonisti dei suoi sogni, questi sono stampati, mentre Winnie è applicato e
infatti vedete ha le orecchie che fuoriescono ed è tutto tipo in vellutino. Sul lato ancora abbiamo, questi sono gli Efelanti se non ricordo male, sul retro ancora Winnie e sempre un altro Efelante sul lato. Questo qui tra l'altro è Glows in the Dark, si illumina al buio, e veniva 89,95. Per lui la base d'asta è 37 euro. Fate attenzione alle basi d'asta che diamo perché sono molto in linea con anche il prezzo minimo di acquisto, quindi se fate attenzione riuscite magari anche a capire il prezzo minimo di acquisto e a fare l'offerta giusta per aggiudicarvelo ma rientrando nel prezzo minimo. Passiamo a qualche zainetto non Loungefly. Abbiamo questo qua, sempre Disney, con Topolino rappresentato con varie espressioni, sul retro invece semplice, gli spallacci sempre con lo stesso pattern. Questo veniva 27 euro e la base d'asta veramente è ridicola perché partiamo da 9 euro. Penultimo zaino, questo qui della Casa di Carta, molto capiente, perfetto anche per la scuola, quindi in previsione di settembre del rientro a scuola perfetto, bella tasca davanti, tutto black and white con giusto il dettaglio rosso del cappuccio in questa immagine della maschera, sul retro molto semplice. E la particolarità di questo zaino, come potete vedere da questo cartellino, e che ha l'uscita per il cavetto USB per poter caricare il vostro cellulare nel mentre. Ovviamente taschina laterale, vedete, per mettere la bottiglietta. Questo veniva 43,95 e partiamo da una base d'asta di 17 euro. Ultimo zaino, questo qua di Dragon Ball, ha un pattern come potete vedere con vari personaggi su tutto lo zaino, anche questo perfetto per la scuola, con tasca anteriore, uscita per il cavetto USB per poter ricaricare il cellulare, e anche lui prezzo di listino 43,95 ma l'asta parte da 17 euro. Vediamo ora un portafogli, questo è del marchio Diffused ed è dedicato ai Pokémon, nello specifico Gengar e le sue evoluzioni. Da questo lato infatti potete vedere stampati 3 Pokémon in versione un po' pixelata e come vedete ci sono incise delle Pokéball su tutta la finta pelle del portafogli. Sul retro sempre le incisioni e poi c'è questa specie di targhetta, sono praticamente tutte le lettere applicate in metallo che vanno a formare la scritta Pokémon. Internamente è così, bello capiente, tante carte, monetine, tanto spazio per le banconote, ci sta veramente di tutto. Questo qui veniva 26,95 e attenzione, la base d'asta è 8 euro. Bellissima pochette di Topolino con queste orecchione fatte in 3D, stupende. Dall'altro lato c'è questa scritta meravigliosa: It all started with a mouse. È iniziato tutto da un topino, che è ovviamente la Disney, nel senso che è nato tutto da Topolino. Questa pochette, a parte essere ovviamente capientissima, è veramente bella grande, ci potete mettere di tutto, veniva 22,95 e udite udite, qua abbiamo una base d'asta di soli 5 euro. Abbiamo poi il telo mare di Harry Potter della casa Tasso Rosso, vedetelo, eccolo qua, dimensione 140x70. Noi questi li abbiamo venduti molto bene anche come coperte da mettere sul letto per abbellirlo, quindi non solo come telimare. Questo qui veniva 22,95 e l'asta parte da 7 euro. Passiamo alle calze, c'è questo set da 3 paia di calze, una dedicata a Bugs Bunny, una a Titti e una a Silvestro, nella taglia 39-42, quindi una taglia abbastanza centrale che può andare bene sia a uomo che a donna, ovviamente se avete il 43 vanno bene ugualmente, se avete il 38 vanno bene ugualmente. Di questo ce ne sono 2, quindi ci saranno ipoteticamente 2 vincitori dell'asta. Queste venivano 21,95 e partiamo da una base d'asta di 7 euro. Stessa cosa vale per il set di calze di Batman, anche qui taglia 39-42, ci sono 3 paia anche in questa confezione, 3 paia diversi. Anche qui ne abbiamo 2 in palio, quindi ci saranno
ipoteticamente anche qui due vincitori. Prezzo di listino 21,95 e anche qui la base d'asta sarà di 7 euro. Gioco di carte Wild della Funko dedicato a Aladdin. È un gioco di carte molto semplice, un po' stile 1, con anche la pedina che vi dà dei poteri extra, diciamo. Comunque veramente molto semplice da giocare, le istruzioni sono semplicissime, è un gioco molto veloce, anche per bambini va benissimo. Questo veniva venduto a 10,95 e non ha base d'asta, ci sarà comunque un prezzo minimo, però questo non ha base, quindi decidete voi che offerta fare. Ah, e di questo ce ne sono in palio 3. Passiamo ai peluche, anche qui ne abbiamo un paio. Partiamo dal peluche di Sven di Frozen, quanto è carino. Guardate com'è bello peluscioso, bello morbidoso, è veramente stupendo. Questo veniva venduto a 22,95 e qua abbiamo una base d'asta di 8 euro. Altro peluche in due versioni differenti è questo qui del Bubble Tea. Ci sarà sia la versione viola che la versione marrone, quindi dovrete specificare quale dei due colori volete quando fate l'offerta. Questi venivano venduti a 19,95 e avranno una base d'asta di 6 euro l'uno, ovviamente. Quindi dovete fare, nel caso, se li volete entrambi, dovete fare due offerte, una per il marrone e una per il viola. Passiamo ai Funko Pop, che questa volta saranno solo 3, ma se poi l'idea dell'asta vi piace, continuiamo e ne mettiamo in palio tanti altri. Partiamo da Eleven, versione Chase da Stranger Things. Questa versione è più rara, è una ogni 6 e infatti per questo ha un prezzo di partenza bello altino. Questo verrebbe 39,90 ma ha una base d'asta di 20 euro. Abbiamo poi un Funko Pop Disney, questo qua di Bert di Mary Poppins per il centenario della Disney. Lui veniva venduto a 18,90 ma la base d'asta è di soli 7 euro. E poi abbiamo questo bambinone, ed è per questo che abbiamo inserito solo 3 Funko Pop, perché sono pochi ma buoni, ed è Batman da 48 cm, cioè guardate quanto è grosso, pesa veramente tantissimo. Lui viene venduto a 129,90 e la base d'asta sarà di 60 euro. Abbiamo poi 3 quadri con cornice, infatti c'è già il poster con la sua cornice, sono pronti da appendere. Tutti e 3 hanno lo stesso prezzo di listino, 24,95, e partiamo da una base d'asta di 8 euro. Il primo è questo qui con il Team Rocket, il secondo è questo qui dedicato a Silente, e il terzo, vedete, è orizzontale ed è questo qui di Attack on Titan, attacco dei giganti, come lo vogliamo dire. Ovviamente il prezzo si riferisce singolarmente, questi saranno messi tutti all'asta singolarmente. Se li volete dovete fare per ognuno l'offerta, comunque troverete una storia per ognuno di questi. Passiamo a delle vere e proprie chicche a tema Harry Potter. Ci sarà infatti all'asta questa teca stupenda per poter esporre le vostre bacchette. La bacchetta si incastra qua, si va a bloccare sotto e questo è eventualmente lo spazio per attaccare il gancetto con il nome. Adesso vedrete anche le bacchette, quindi capirete anche a che cosa mi sto riferendo. Sul retro ci sono già anche i gancetti per appenderla, quindi è già pronta, va solo riempita in poche parole. E troverete all'asta 2 di questa teca qui da 4 bacchette, che ha un prezzo di listino di 58,95 ma una base d'asta di 27 euro. E troverete anche la versione uguale ma da 10 bacchette, che ha un prezzo di listino di 119,95 ma una base d'asta di soli 53 euro. Ci saranno poi all'asta anche 2 bacchette, queste hanno un prezzo di listino di 39,95 e la base d'asta sarà di 15 euro, ma andiamo a vederle nel dettaglio. La prima è questa qui ed è quella del padre di Luna, quindi di Xenophilius Lovegood, e questa è la targhettina di cui vi parlavo prima, quella che si può poi attaccare alla teca, vedete? Noi l'attacchiamo qui per mostrarla, per far vedere il nome del proprietario della bacchetta, però poi sulla teca si può proprio applicare e viene molto molto carina. E questa invece è l'altra bacchetta, che è della professoressa Kuman, infatti sulla targhetta c'è scritto Sybil Trelawney, non so bene come si pronunci ma è ovviamente il nome in inglese. Vedete, ogni scatola ha anche un colore diverso in base al personaggio.
Quindi ricordatevi, da 39,95 la base d'asta è di 15 euro. Anche in questo caso l'una, quindi se le volete entrambi dovete fare doppia offerta. Ci sono poi delle figure del marchio Abistyle Studio, partiamo da questa qua di Avatar che ha un prezzo di 33,95. Guardate che belle, anche le scatole sono fatte veramente benissimo a mio parere, queste qua di Abistyle, e tra l'altro hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, ma oggi ancora di più, perché da 33,95 questa qua di Avatar avrà un prezzo base di soli 11 euro. Stessa cosa la figure di Sakura di Naruto, anche lei da 33,95 avrà un prezzo d'asta base di 11 euro. Guardate quanto è bella, anche qui la scatola è veramente pazzesca e ovviamente anche la figure lo è. Ci sono poi anche due figure a tema Death Note e abbiamo questa qua di L, anche lei prezzo di listino 33,95, ma l'asta partirà da 11 euro. Guardate che bello, c'è L così seduto e anche qui la scatola è veramente pazzesca. Ultima figure, questa qua sempre di Death Note come vi dicevo, ma di Misa. Questa veniva a 39,95 e avrà una base d'asta di 15 euro. È veramente iper dettagliata, chi l'ha vista dal vivo in negozio lo sa. La collana non è bloccata ma è proprio applicata, è una catenella, infatti si muove. Non so se in video riesco a farvi capire il movimento della catenella. E sia sulle braccia che sulle gambe ha queste retine come guanto e calza, che è una vera e propria rete. Non è stampata, non è incisa, è una vera e propria rete che se voi toccate si muove. È fatta veramente nei minimi dettagli. Non manca molto, abbiamo quasi finito. Abbiamo tre cuscini, questo qua di Superman, super morbidoso. Questo è il retro, veramente super. Questo da 19,95 che era il suo prezzo di listino avrà una base d'asta di 5 euro. 5 euro ragazzi, veramente pochissimo. C'è poi il cuscino del guanto dell'infinito, questo è pazzesco perché si può proprio indossare per fare tipo una lotta di cuscini vera e propria. Questo veniva a 24,95 e anche lui parte da una base d'asta bassissima e infatti partiamo da 8 euro. Ultimo cuscino, questo qua di Conan, Detective Conan, stupendo, tra l'altro ha tutta una zip sopra perché è totalmente sfoderabile a differenza degli altri. Questo veniva a 31,95 e partiamo da una base d'asta di 11 euro. Abbiamo poi tre tazze, partiamo da questa qui di The Promised Neverland che aveva un prezzo di listino di 9,95 e questa non ha base d'asta. Stessa cosa questa tazza di IQ, spero di averlo pronunciato bene, non ho mai visto questo anime, scusate. Questa è più particolare perché ha una base un po' più opaca, anche lei veniva 9,95 e non ha base d'asta. E ultima tazza, questa di One Punch Man termosensibile, questa veniva 14,95. Qua potete vedere il fronte e il retro, prima e dopo. Una volta versata la bevanda calda, come potete vedere, esce un'immagine maggiore rispetto a quella che c'è invece già adesso senza aver versato nulla. Con questa partiamo da una base d'asta di 4 euro. Rimanendo in tema tazze, abbiamo questo gift set di Dragon Ball del marchio Abistyle, in cui all'interno trovate una tazza termosensibile, un bicchiere in vetro e un portachiavi. In questo caso ovviamente tutto a tema Dragon Ball e Drago Sharon. Ovviamente è compresa anche questa bellissima scatola che potete riutilizzare per quello che volete, potete metterci degli oggetti o un po' comunque usarla a vostro piacimento. Questa è veramente un mega affare perché veniva a 34,95, che è già meno del suo effettivo valore, e avrà una base d'asta di 15 euro. Terzo, ultimo e penultimo prodotto, questi due salvadanai di My Hero Academia dedicati a Todoroki e All Might, anche questi ovviamente verranno messi all'asta separatamente. Sono fatti benissimo, veramente iper dettagliati, infatti più che dei salvadanai sembrano delle figure, delle decorazioni. Avevano un prezzo già iper competitivo perché venivano solo 27,95, ma partiamo da una base d'asta di 9 euro.
E concludiamo con questo portamonete di One Piece dedicato a Brook. È tutto peluscioso, super super carino, ha anche questo laccetto che vi può essere utile per appenderlo da qualche parte. Lui veniva 11,95 e non ha base d'asta. E con questo è quanto, vi abbiamo presentato tutti e 42 i prodotti che andranno all'asta domani, venerdì 5 luglio. Tenetevi pronti perché ovviamente il miglior offerente vince e in bocca al lupo!